Intrecciate con molta abilità e pazienza con rami di ulivo intorno ad un asse di canna. La singolare processione delle palme si svolge secondo un programma ben definito. Alle ore 10 le palme vengono adunate in Piazza Roma per raggiungere in processione al santuario di San Leo, dove riceveranno la benedizione. Da qui parte il suggestivo cammino tra gli stretti vicoli del borgo, un gioioso corteo di forme e colori che attraversa le vie del centro storico. Con noi il sindaco di Bova, Santo Casile. A breve partirà la processione e adesso ci spiegherà come avverrà tutto il programma. Nei giorni precedenti abbiamo spiegato largamente il laboratorio di come vengono intrecciate le palme e adesso entriamo proprio nel vivo. Buongiorno e benvenuti nella città di Bova. Dopo un laborioso lavoro di circa 20 giorni siamo riusciti a completare le Persefoni, alcune li chiamano palme, alcune li chiamano pupazzi. Oggi è un giorno particolare perché tra un pochino partiremo qua da questo laboratorio per recarci nelle chiese di Santa Caterina, dove verranno benedette dal sacerdote, e successivamente ci recheremo nella concattedrale Madonna dell'Isodia, dove ci sarà celebrata la Santa Messa. E a fine della funzione liturgica ritorneremo nella piazza, dove verranno smembrate e consegnate a pezzettini agli astanti assieme ai dolci pasquali. Quindi a Bova, come avete potuto vedere, le tradizioni continuano, noi come amministrazione ci teniamo affinché non si perdano queste antiche tradizioni che risalgono ai riti antichi dei Locresi e dei Bizantini. Quindi un evento particolare che va tutelato e salvaguardato anche negli anni futuri, nelle nuove generazioni che verranno dopo di noi. Alla processione prenderanno parte anche diverse istituzioni come ogni anno? Sì, ci saranno anche le rappresentanze, ci sarà la dottoressa Guiducci dei beni culturali e delle belle arti, della sovrintendenza della città metropolitana del Reggio di Vibo, e sarà presente pure il sindaco di Reggio, l'abbiamo invitato pure il presidente della regione Calabria, l'onorevole Mario Oliverio, e altre figure istituzionali che spero che il tempo sia clemente, che possano venire a partecipare con noi. Con noi il comandante Cosimo Sprameli, che ci darà una testimonianza della processione delle palme a Bova. Ogni anno, la Domenica delle Palme a Bova Cora, i fedeli celebrano un rito unico e suggestivo. È un momento di collettiva sacralità popolare. Consiste nel portare in processione fino al santuario di San Leo le grandi figure femminili costruite con foglie d'ulivo. Si intrecciano con maestria e pazienza le foglie intorno a un asse di canna, e così sono le pupazze. Dopo la benedizione vengono portate fuori dalla chiesa e avvicinate alla gente, in parte smembrate delle loro componenti, che vengono distribuite tra i presenti.
Questo rito si celebra a Bova e non è conosciuto a tanti. Il rito si ripete annualmente a Bova, è speciale perché le figure femminili ci ricordano il mito greco di Persefone e di sua madre Demetra, che presiedevano all'agricoltura. Il mito racconta che Hades, signore dell'oltretomba, invaghitosi della fanciulla Persefone, la rapì mentre raccoglieva fiori nel campo, insieme la portò nel suo regno sotterraneo. Ciò causò la scomparsa della generazione, ma dopo giorni di disperazione le suppliche di Demetra a Zeus ottennero che la figlia per 2/3 dell'anno tornasse con sua madre sulla terra a far rifiorire e rinverdire campi e messi di cui Demetra era protettrice. L'interpretazione mitica del ciclo delle stagioni e della fertilità della natura stabilisce un nesso inscindibile fra l'agricoltura e il destino dei mortali, nesso evocato anche dai culti misterici e orfici o diffusi nel Magna Grecia. Bova vanta appunto ascendenze magno-greche, tangibile nella sua glossa greca ricca di vocaboli dorici. Bova quindi è un faro, un punto di riferimento per tutti i paesi grecanici. Lo è per la Calabria, lo è per l'Italia intera. Qui vengono ancora a studiare i greci di Calabria, proprio da Salonicco, dall'Università di Salonicco, per decifrare quelli che ancora oggi parlano il greco di Omero, il greco dell'VIII secolo avanti Cristo. E le Bova ad essere faro, ad essere punto di riferimento di civiltà, e speranza e alternativa per questa Calabria martoriata che tanto se ne parla in negativo, che sicuramente c'è l'Andrangheta, ma l'Andrangheta ci sono i greci di Calabria che possono contrastarla con la loro testimonianza vivente, che è il modo, il vivere e l'eredità che hanno avuto i greci dei greci. Quindi dalle pupazze di Bova della Domenica delle Palme un grande eco di pace e solidarietà per tutti gli uomini di buona volontà e un no fermo a tutto ciò che è ingiustizia, violenza e sopraffazione. Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica, il preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Ecco, carissimi, invochiamo la benedizione del Signore su questi rami di ulivo e di palme, perché possiamo anche noi accogliere Gesù nella nostra vita che viene a benedirci e che noi diventiamo così testimoni di pace, portatori di speranza e di pace. Invochiamo lo Spirito Santo su di noi per poter accogliere la sua grazia e la sua benedizione. Secondo Marco.
Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, e subito entrando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessuno è mai salito. Scioglietelo e conducetelo, e se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un asinello legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei presenti però dissero loro: che cosa fate sciogliendo questo asinello? Ed essi risposero: come aveva detto loro il Signore, e li lasciarono fare. Essi condussero l'asinello da Gesù e vi gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliato dai campi. Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro gridavano: Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, inizia oggi la Settimana Santa. Inizia con la Domenica delle Palme e noi siamo qui radunati per far benedire questi rami di ulivo e di palme, perché possiamo metterci in cammino portando questa bandiera, questo segno della pace, e vogliamo accogliere Gesù innanzitutto nel nostro cuore. Abbiamo ascoltato questo brano del Vangelo, dice che Gesù entrò a Gerusalemme, lo hanno accolto con rami d'ulivo, di palme, lo hanno accolto. Noi oggi siamo qui con i rami d'ulivo lavorati da tanti giorni, con la fatica di tanti giovani, bambini e adulti. Siamo qui con i rami di ulivo e di palme, ma siamo qui per accogliere Gesù. Allora dobbiamo domandarci e dobbiamo chiedere a Gesù: vieni perché abbiamo bisogno di te, e abbiamo bisogno non perché tu venga soltanto a visitarci, fa una visita che dura un po', si prende un caffè, si prende il bel momento di accoglienza, l'ospitalità, e poi se ne va, perché non abita, non gli facciamo spazio, non lo accogliamo per farlo rimanere con noi. Allora oggi vuole essere la domenica che ci permette di accogliere Gesù e farlo rimanere con noi almeno per una settimana, così poi ci prendiamo l'abitudine, e se se ne va ci dispiace, perché se rimane poco passa presto l'entusiasmo, ma se ci rimane una settimana state tranquilli che quando andrà via ci sentiremo venire meno. E allora, carissimi fratelli e sorelle, ora ci mettiamo in cammino con Cristo, portando questi rami d'ulivo come segno dell'accoglienza, l'accoglienza del cuore di una madre e del cuore di un padre che accolgono un figlio, e quando lo accolgono non possono liberarsene. Ci mettiamo in cammino veramente con gioia e con entusiasmo,
che il Signore possa benedire i nostri passi, possa benedire le nostre vite e possa dire ad ognuno di noi: sono venuto a portarti la pace. Ed ogni foglia di patti, ulivo, che ognuno di voi tenete in mano è un pegno che Gesù dà per dire: da oggi questo pegno fallo diventare una quercia che porta forza, rifugio e pace in ogni cuore. Procediamo e andiamo in pace verso la concattedrale, dove parteciperemo all'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo. Buongiorno a tutti, sono Pasquale Faenza, conservatore storico dell'arte, e oggi siamo qui a Bova ad assistere a uno degli eventi principali della cultura identitaria dei greci di Calabria. Si tratta della processione della Domenica delle Palme, un evento religioso che tramanda un rito antichissimo che negli ultimi anni è stato oggetto e di interesse da parte di molti antropologi. Un rito antico che sicuramente riguarda i riti agrari che festeggiavano il rinnovamento stagionale, quindi l'arrivo della primavera, che oggi si trasforma in un vero simbolo identitario in quanto è diventato un momento di riunione collettiva di una comunità che si sforza e lavora proprio per mantenere vivo il borgo di Bova, che soffre, come tutti i borghi dell'Aspromonte e in generale i borghi montani della Calabria, di spopolamento. Abbiamo colto l'occasione di quest'anno potenziare questa festa inserendola all'interno di una rassegna grazie al progetto Sincretismi, segni, tracce e parole nella Calabria greca, che è un progetto che è stato finanziato dai fondi PAC della regione Calabria, fondi che riguardano proprio il rafforzamento del sistema museale calabrese, proprio perché grazie alla struttura che è il Museo Rors si cerca di creare un vero e proprio contenitore di memoria per avere appunto un serbatoio e un repertorio di tradizioni che possono essere appunto messe a regime proprio per essere funzionali alla stessa collettività. Il museo si potenzia come? Attraverso tre nuovi settori, che sono la Giudecca, che sono la Biblioteca Mossino e il Borgo dei Mestieri, che sono oggetto di installazioni di arte contemporanea attraverso tre artisti di respiro internazionali, quali Roberto Lucifero, Antonio Puglia Veneziano, che ormai da gennaio stanno lavorando sulle tematiche del sincretismo proprio per arricchire con delle opere d'arte contemporanea questi tre settori. L'evento è arricchito tra l'altro da visite guidate e laboratori artistici che andranno avanti fino al 31 marzo, quando saranno inaugurate le installazioni. È un progetto che riguarda il museo, non solo il museo, ma anche il borgo stesso. Il Dipartimento Cultura della Regione Calabria, grazie a questo finanziamento, propone una riqualificazione di questi musei che, nell'ambito dell'iniziativa che faremo oggi pomeriggio nella Chiesa dello Spirito Santo, vogliamo integrare con tutta la rete dei musei calabresi. Si tratta di piccoli musei nella maggior parte dei casi civici, che riguardano soprattutto arti e tradizioni popolari e che, se messi in rete, possono diventare parte di un itinerario turistico. In ogni modo serve potenziare questi musei perché c'è bisogno di adeguarli a una normativa nazionale che è stata emanata proprio di recente. Un'altra cosa fondamentale che andremo a fare grazie al progetto Segni, Tracce e Parole della Calabria Greganica è quello di valorizzare anche la figura
di Gerhard Rolfs, che è stato appunto il linguista tedesco che ha reso internazionale la cultura greganica grazie ai suoi studi di linguistica, che hanno riconosciuto appunto nella lingua magno-greca l'origine della lingua greganica. Sono tematiche che saranno appunto oggetto delle nostre visite guidate e che saranno appunto approfondite anche attraverso i laboratori di ludolinguistica. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'AIAB Calabria e il Greganica, che in questi ultimi anni stanno facendo di tutto per promuovere il territorio in virtù di un turismo sostenibile e un turismo critico. Crediamo infatti che natura, cultura e tradizioni possono essere appunto gli ingredienti vincenti per proiettare Bova all'interno del terzo millennio. Osanna al figlio David, Osanna Redentor, Osanna al figlio David, Osanna Redentor. Oh, Sunday.
e l'hanno inquilino di parte prima di iniziare la celebrazione eucaristica. Quindi vi invito nuovamente a innalzare l'inquilino di parte, passerò per benedire nuovamente. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di vino di pane e concedi a noi più fedeli e accompagniamo i sultanti di Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo e gli diverrà nei secoli dei secoli. Mentre passerò per l'ascensione, il coro ci accompagna con il capo.
perché il Signore possa benedire i nostri cuori, come benedice queste foglie di olivo e i rami di pane. Possa dire bene il Signore di ognuno di noi. E allora che cosa guarderà il Signore in questo rovescio, cioè in questo cuore che avremo dentro? Due aspetti. All'inizio della passione di stamattina, avete sentito all'inizio, avete sentito, poi vi siete cominciati ad addormentare, un po' perché è cambiato l'orario, proprio oggi doveva cambiare l'orario. Poi questo tempo, così che nessuno ha dormito, ci potevamo dormire ancora di più. Ma all'inizio di questa celebrazione, all'inizio della passione, c'erano due episodi, due personaggi importanti. C'era una donna. Ve la ricordate? Cosa portò questa donna? Cosa aveva questa donna? Profumo. Aveva il profumo. Perché era venuta a compiere un rito che si faceva invece nel giorno della sepoltura, per conservare il corpo di Gesù. Quella donna voleva spargere tutto il corpo di Gesù con un olio profumato. Poi se qualcuno vuole sentire, il Signore guarderà che cosa porteremo. Il profumo o il secondo personaggio? Cosa aveva? Soldi. C'è una giunta, 30 denari. Alla donna Gesù disse: lasciatela fare, perché oggi io sono con voi. Non pensate ai soldi, pensate che la nostra vita deve essere un profumo, perché il Signore accoglierà il profumo che ognuno di noi ha emanato per tutta la vita. Non guarderà gli interessi, non guarderà i soldi, non guarderà se siamo stati potenti, se abbiamo avuto un posto d'onore nella società. Se l'abbiamo avuto e l'abbiamo compiuto con umiltà, servendoci anche di quel posto per fare del bene, Signore, come ha benedetto i rami d'ulivo oggi, benedirà anche le nostre anime. Ma se siamo stati con gli occhi chiusi, avvolti nei nostri problemi, privi di speranza, privi di entusiasmo, il Signore non ha che faccia, che pazza dentro ognuno di noi. E allora domandiamoci, oggi noi chi siamo? Quella donna che tiene il profumo in mano con le buone azioni, con le buone parole, con uno spirito d'amicizia, di solidarietà, di condivisione, o siamo quell'uomo che si affanna ogni giorno per accumulare soldi, ma alla fine non porterà niente. Invece il profumo rimane sempre, diventerà una traccia indimenticabile. E allora oggi è la domenica delle palme. Queste foglie di olivo sono state intrecciate, lavorate, e dico grazie di cuore per tutti i bambini, i giovani, anziani, che insieme hanno lavorato per tanti giorni per intrecciare questi rami, queste foglie d'olivo a due, a coppia, come Gesù ha mandato i suoi discepoli, a due, andate in tutto il mondo.
Thank you.